Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Di certo la morte dei genitori è un fatto sicuramente triste, ma il protagonista della nostra storia, come avrete già appreso, ha la sorella. Eppure, sembra che non tutto vada come dovrebbe andare. Lui sta vivendo un momento inquietante e questa musica non accenna a terminare. Andiamo avanti nel nostro racconto e vediamo come si svolgerà questa storia. Abbassate le luci e mettete le cuffie. Buon ascolto. Uno dei primi giorni di ottobre, quando le foglie cadevano dagli alberi intorno alla casa e i brani di Elvira si erano fatti più tristi, come a preannunciare le sventure che si sarebbero abbattute su di noi, mi rifugiai nel tetto della torre più alta per sfuggire alla musica. Il cuore della Magione pulsava di vita e io ero scappato per sfuggire al suono del suo battito. Vedevo un'ampia finestra davanti a me e sentivo la musica più leggera di un sussurro. Contemplavo la bellezza del paesaggio circostante. Le fronde degli alberi ondeggiavano come alghe spinte dal soffio dolce del vento. Sembravano ballerine che danzavano. Il sole era basso. La sua fievole luce penetrava nella finestra e illuminava i bianchi teli che ricoprivano la vecchia mobilia di quel sottotetto. Potevo vedere della polvere fluttuare nell'aria e nei raggi d'oro. La pace curò il mio animo. Fu proprio quella pace e quel silenzio a ricordarmi mia sorella e il dolore per la morte dei miei. Seduto su un vecchio letto impolverato, osservavo il paesaggio perso in mille pensieri e con l'eco di Elvira. La sua musica opprimeva l'intera casa e solo in quella remota stanza potevo sfuggirle. Quella musica che nella sua folle corsa aveva perso ogni segno di arte e di ragione ed era divenuta solo un ciclo infinito di suoni e musiche che si intrecciavano fra di loro, senza apparente logica. Forse era il modo di Elvira per affrontare il tutto, ma se c'era qualcosa che quella musica potesse rappresentare, era l'inesattezza di una vita vissuta nella tristezza e nel dolore. Il volto dello spaesato e debole animo umano quando viene travolto dalla tragedia e dalla malinconia. La musica di Elvira era un grido di dolore che strideva in ogni stanza di quella casa. Pur di sfuggire a quella disperata sinfonia, decisi di rendere la stanza in cima alla torre la mia camera, nonostante fosse la più fredda della casa. Da quella notte passai la maggior parte del tempo esiliato lì. Le ore di silenzio, velate da un impercettibile eco della musica, sanarono la mia mente sfinita. Mi svegliai di soprassalto quella notte. La mia gola bruciava e il dolore mi pervadeva. Sentivo il freddo del sudore penetrarmi nel corpo. Il mio respiro era irregolare. Gemiti soffusi e soffocati si alzavano dal mio petto schiacciato e livido, passando per la gola rosso sangue, spostando l'aria immobile di quella buia stanza. Tremavo tanto da non riuscire ad asciugare le gocce di sudore che scendevano dai miei capelli. Seduto sul letto, riuscivo a ricordare le fattezze del mostro con l'occhio della mente. Guardandomi intorno, mi resi conto di essere nella torre e ritrovai un po' di pace. Temevo di essere ancora steso a terra davanti a quella casa in fiamme. Sentivo in lontananza il piano suonare senza sosta come ogni notte. Udivo le sue note raggiungermi da quello che sembrava un altro mondo. Ero seduto nel mio letto, le mani fra i capelli bagnati. Ora tremavo meno. Nel buio e nel silenzio della notte, disturbato solo dall'eco del pianoforte di Elvira, sentii un rumore proveniente dalla porta. Mi girai con fatica. Udivo ancora le note del piano, anche se da lontano. Poi, sull'uscio della porta, vidi il gelido viso di Elvira. Urlai, dimenticandomi del dolore alla gola. Elvira era scomparsa nel buio. Resomi conto di ciò che era accaduto, mi strinsi come un bambino in posizione fetale nel letto. Piangevo, urlavo, non potevo crederci. La musica al piano riuscivo ancora a sentirla. Mi dissi che non l'avevo vista veramente, che era impossibile dato che il piano suonava ancora. Mi dissi che era stata la suggestione e l'incubo che mi aveva atterrito a tal punto da confondere realtà e fantasia. Trovai mille scuse, ormai desto e incapace di riprendere sonno. Eppure,
I segni delle mani di Elvira sul mio collo erano la tremenda prova di una realtà impossibile. Mentre ancora ansimante e bagnato di sudore pensavo a cosa fosse accaduto, urlai di nuovo. Rividi il mostro del sogno salire sul mio petto, stringere la mia gola. Rivedevo il volto di Elvira che mi fissava con occhi stravolti mentre scappava dalle sue colpe. Mia sorella era svanita nei neri corridoi, ma riusciva a sentirmi, lo sapevo. Il piano suonava ancora e speravo con tutto me stesso che quello che avevo visto fosse stato solo un'allucinazione. Una tremenda allucinazione. Tuttavia, le cremisi e scoriazioni che avevo sul collo non erano riconducibili a nessun altro se non a mia sorella. Era impossibile. Per un po' di tempo stetti così, immobile sul letto, avvolto da mille pensieri e sconcertato per quanto era accaduto. Solo nell'oscurità ritrovai la ragione. E per provare che quello non fosse un altro incubo, accesi una lampada e davanti allo specchio sfiorai la ferita sul collo. Subito ritrassi la mano per il dolore. Capii che ciò a cui avevo assistito era reale e ritrovai la lucidità. Mi venne il dubbio che non fossimo soli in casa. Volevo trovare un modo per togliere la colpa di quel gesto da mia sorella. In ogni caso, l'ipotesi era improbabile, dato che non solo la casa era sigillata, ma fuori avevamo anche un robusto e alto cancello di ferro, che non poteva essere raggirato neanche dal più esperto dei ladri. Nonostante questo, nello stato paranoico in cui mi trovavo, e anche per paura, controllai ogni singolo angolo di casa. Elvira s'era come dissolta nell'oscurità. Con la lampada in mano girai per la casa e ispezionai meticolosamente tutto. Le assi del pavimento scricchiolavano in modo sinistro ad ogni mio passo, mentre cercavo di discolpare Elvira. Una parte di me sperava con tutto il cuore di trovare qualcosa, una porta scassinata, dell'argenteria mancante, delle travi di ferro rotte del cancello, qualsiasi cosa che potesse togliere la colpa da mia sorella. Non trovai nulla di tutto ciò. Inoltre, se ci fosse stato un ladro, perché salire fino all'ultimo piano della torre quando i pochi oggetti preziosi che avevamo si trovavano nel resto della casa? Non potevo che arrendermi alla tremenda e impossibile realtà a cui avevo assistito. Fu da quel momento che ebbi paura di vivere sotto lo stesso tetto con Elvira. Non potevo denunciarla, ero l'unica persona che potesse provvedere alla sua salute. E inoltre il fatto avrebbe causato enorme scandalo fra gli abitanti della vicina cittadina. Dopo aver girato per la casa, accompagnata ancora dal terribile suono del pianoforte, risalì le scale a chiocciola verso la mia remota camera. Una volta lì, chiusi bene la porta, ricontrollandola più volte. Intanto in me cresceva l'odio verso Elvira. Non potevo fare nulla, e ormai sapevo che in quella casa si nascondeva qualcosa di inumano. La stessa cosa che avevo visto quel giorno. La stessa cosa che teneva Elvira sveglia giorno e notte a suonare l'antico piano d'ebano e d'avorio. Da quel momento qualcosa cambiò. Ero sconvolto da quello che Elvira mi aveva fatto, come animata da una demoniaca forza. Potevo rivederla quella notte avanzare silente nel buio profondo, entrare nella stanza e salire sul letto, come una pantera che si avvicinasse alla sua preda, paziente, mettere le mani sul mio collo e iniziare a stringere. Ero a conoscenza del suo particolare malessere, eppure mai mi sarei aspettato una cosa simile. Non l'avevo mai vista agire in quel modo violento fino a quel momento. Anni prima i nostri genitori avevano tentato di curarla ricoverandola in un ospedale, ma l'arte della psicoanalisi e della psicologia non si era ancora del tutto affermata e i metodi utilizzati per curarla, rudimentali e oggi ritenuti scorretti, non poterono che peggiorare la sua situazione. Ora la mia colpa mi rodeva in petto, poiché per tutti quegli anni non feci altro che dimenticare la mia famiglia, abbandonarla, seppellirla nei meandri della mia mente. Quella notte il mio odio per Elvira crebbe come un fungo, infettando una parte del mio cuore. Il mattino seguente lo ricordo come un brutto sogno, sfocato, come se osservassi qualcosa da dietro una finestra appannata. Ma un solo avvenimento è marchiato a fuoco nella memoria. Sento la stanchezza per la notte precedente, il bruciore che come fuoco corrode la mia gola,
martoiata, che si riflette nello specchio. Risento il suono tozzo e monotono dei miei passi giù per le scale a chiocciola che rimbombano nella mia testa. Il pianoforte che suona senza sosta, giorno e notte. Mentre scendevo le scale, notai con stupore che la musica si era fermata. Era la prima volta che il piano smettesse di suonare. Mi nascosi per osservare Elvira. Stava facendo il giro della stanza. Si fermava davanti ad ogni porta e l'apriva. Inizialmente non immaginavo quale fosse lo scopo delle sue azioni. Poi, una volta seduta sullo sgabello del piano, capii il suo gioco contorto. Quella stanza era il cuore di quella malsana creatura e, aprendo ogni porta, Elvira poteva far fruire la sua musica infernale in tutta la casa, come se pompasse il suo sangue in ogni vena, per avvelenare quella creatura, come uno schifoso parassita. Quel pensiero mi disgustava. Poi, come iniziò a suonare, la casa parve animarsi di una vita maligna. Quella stanza amplificava il malefico suono per ogni corridoio e ogni stanza. Risalii le scale sentendo la mia gola bruciare di più, come se quei suoni si insinuassero nel mio corpo e lo distruggessero dall'interno. Il resto della giornata la passai rinchiuso nella mia torre, contando ogni singolo secondo, cercando di non lasciarmi contagiare dalla malattia d'Elvira. Non ricordo altro se non la mia immagine sempre più stanca e malata riflessa nello specchio. La fatica nel deglutire è un pasto dimenticabile e accompagnato da dolori alla gola, ore di profonda solitudine e angosciosi pensieri sulla follia di mia sorella. Era come se, da quelle mani pallide e affilate, avesse corrotto anche il mio cuore, come se mi avesse reso folle quanto lei. Quelle stesse mani che creavano quella musica tanto ipnotizzante che rinvigoreva lei faceva ammalare me. Mi avevano quasi soffocato a morte. Eppure mi sentivo come contagiato dallo stesso male che torturava la sua testa. Non lo volevo, quelle mani. Avrei potuto finire quel folle concerto. Sarebbe servito solo un coltello. Per un po' di tempo tutto stette tranquillo, o almeno è ciò che ricordo. Le giornate passavano tutte uguali, unico suono, l'eco del pianoforte di Elvira. Ormai vivevo rinchiuso in quella torre, la sola vista di mia sorella mi ripugnava. Inoltre, non volevo avere l'opportunità di farle del male. Non volevo più andarmene, come invece credevo i primi giorni. La casa, ora, apparteneva anche a me. Non me ne sarei andato. I miei sentimenti per Elvira cambiavano nel corso di poche ore, da amore a odio. Non so dire se anch'io stessi impazzendo, ma le ore rinchiuse in quella stanza, col solo eco del piano, erano peggiori dell'inferno. Da quella terrificante notte, qualcosa si annidava e martellava nella mia testa, oltre l'eco lontano del pianoforte, e mi infastidiva da sveglio e da dormiente, come il ronzio di una mosca, sussurrando idee accattivanti, ma spaventose. La neve danzava, accompagnata dal fervido vento nell'aria d'inverno. Era impossibile descrivere la bellezza. Solo chi l'ha vista fluttuare sui fili di vento dicembrino può capire l'effetto calmante che ha sull'anima. Con l'arrivo dell'inverno, la casa si era fatta più fredda e tranquilla, e immersa nel bosco, sembrava una macchia di sangue sul lenzuolo bianco. Il cuore della casa aveva ogni porta aperta. Il sangue avvelenato fluiva in ogni vena della creatura, che nel manto di neve pareva il letargo. Gli occhi del gargoyle di pietra non brillavano più, anche se con l'arrivo del tramonto la neve si illuminava ad una luce innaturale. Tutta la foresta intorno alla magione sembrava riposare in silenzio, come se la neve e l'inverno avessero spento la vita nel bosco. Elvira suonava il pianoforte, senza distogliere lo sguardo dai tasti d'avorio. La sua presenza stregava quel luogo. Per i primi giorni d'inverno, tutto proseguì indisturbato nell'immensa magione. Le prime nevicate avvolsero in un gelido abbraccio la casa, tanto da costringermi, una scura notte, a lasciare la torre per recarmi davanti al grande camino nella sala principale. La mia ombra aspettava in silenzio sul muro opposto al camino, come un assassino attende alle spalle della sua vittima il momento opportuno per trafiggerla. Nella grande sala, illuminata solo dalla calda luce del camino,
La musica di Elvira era forte e donava un aspetto lugubre agli alti dipinti risalenti a secoli prima. Sentivo i loro occhi fissi su di me ed ebbi l'impressione che fossero vivi. Mi sforzavo di non guardarli, fissavo invece le fiamme del fuoco che danzavano e mi sentii più protetto. Osservai la luce benevola dimenticandomi dell'atroce oscurità alle mie spalle. Sembrava di vedere le misteriose salamandre, spiriti del fuoco, danzare in cerchio, urlare e ridere. Quasi udivo le loro vocine stridule provenire dal fuoco che crepitava nel camino sporco di fuliggine. Mi dimenticai delle mie paure. Poi, dopo vari momenti d'osservazione, notai che la musica si era fermata. Mi ero tanto perso sul fuoco e su quella strana, macabra stanza che non me ne ero accorto. Ormai era già da qualche minuto che udivo solo silenzio, disturbato solo dal rintocco sordo e martellante dell'orologio a pendolo che segnava l'una. Poi, spinto dalla curiosità, mi avvicinai al cuore della casa. Fu quando sentii delle parole che mi fermai e un brivido mi corse lungo la schiena. Sembrava che Elvira stesse parlando con qualcuno. Mi avvicinai a una delle porte che davano sulla stanza col pianoforte. Era socchiusa, così spiai in silenzio. All'inizio non vidi nulla. Sentivo però la voce di Elvira. Dovetti trattenere un urlo quando mi accorsi che due ombre erano proiettate sul muro della stanza, illuminate dalla lampada che Elvira usava per rischiarare la notte, per non dover accendere le candele del lampadario. Purtroppo, la mia posizione non mi permetteva di vedere Elvira e il suo ospite del tutto, ma potevo vedere i profili proiettati sul muro. Riconoscevo Elvira a destra, ma non riuscivo a capire se l'altro profilo fosse di un uomo o di una donna. Dalle voci era impossibile capirlo, perché parlava solo mia sorella, mentre l'altro annuiva. Non voglio riscrivere qui le parole di Elvira. Il ricordo mi addolora e suggerisce idee troppo inaccettabili per poterle rivelare su questi vecchi fogli. Mi scuso anche per le macchie d'inchiostro, ma più mi addentro nella mia storia, più le mie mani non possono che tremare. Non riesco a trattenere il mio terrore. La conversazione andava avanti e in me cresceva rancore e tristezza. Ho già ucciso loro due. Ho tentato di uccidere anche lui, ma non ci sono riuscita. Riproverò stanotte se vorrai. In cambio però, concedimi ancora di poter suonare. È l'unico motivo per cui vivo. Va bene, ti aiuterò. A queste ultime parole, dette con una voce che risento ogni volta che entro in quella stanza e in ogni mio incubo, i miei occhi già pieni di lacrime cedettero e iniziai a piangere. In me bruciava l'odio. Poi, col viso rigato dalle lacrime, vidi l'ombra dell'ignoto ospite di Elvira mutare, come fosse stato uno dei demoni più terribili dell'inferno, caro servitore di Satana. Quella creatura cambiò forma in qualcosa di inumano. La sua ombra, prima profilo umano, iniziò a trasformarsi. La sua testa si allungò come quella di un lupo, emettendo striduli soffocati. Delle affilate corna si allungarono sul suo cranio. Tremava e si contorceva, come cercasse di sputare dal suo corpo il suo lato più malefico. Le mani si distorsero in forme simili ad artigli e la figura, in sé, diventò più animalesca, orridamente sfigurata. Anche le gambe mutarono e sbattendo per terra sentì un suono di zoccoli. Fu allora che non resistetti più e urlando di dolore e in lacrime spalancai la porta. Dentro c'era solo Elvira. Un acre odore di zolfo. Strinsi le mani sui miei occhi, sul mio volto, sentendomi cadere. Mi accovacciai lanciando un urlo. Tremavo. Sentivo la testa pulsarmi fra le dita e gli occhi lasciar cadere altre lacrime. Sbirciando fra le dita, vidi Elvira, mi sorrideva. Un sorriso malefico. Si faceva beffe di me, della mia mente. Rideva per la mia stupidità, per la mia debolezza. La osservai sorridermi per qualche minuto. Mi alzai, non dissi nulla, le parole non sarebbero servite. La vidi accostarsi al piano, con calma, senza però suonare. I nostri occhi si avvolgevano in un abbraccio muto, nell'aria pesante e statica della stanza. Silenzio. Continuava a sorridermi con gli occhi illuminati da qualcosa di soprannaturale. Tornai in camera,
Non ricordo cosa successe dopo. Corro, fuggo da mia sorella, dal demonio che si annida nel suo spirito, da quella casa, dal pianoforte che riecheggia ancora nelle mie orecchie e nei miei pensieri. Mi giro. La casa è sempre più lontana, diabolica creatura dei boschi. Gli alberi, avvolti dalla neve, mi accompagnano e mi stringono ai miei lati, come per farmi tornare indietro, ma non tornerò più. Il cielo lo guardo con occhi speranzosi. La sua vista rinfranca la mia anima sconvolta. Cade la neve dal cielo d'inverno mentre sento tagliente il canto del vento. Nella foresta tutto è silenzio. Odo solo il pianto del mio animo. Corro, fuggo con occhi d'angoscia. Non voglio più sopportare questa follia. Sento minaccioso il bosco intorno a me. Non vuole che me ne vada. Davanti a me ancora alberi e neve. E mi sembra di essere avvolto dal nulla assoluto, da un bianco infinito che mi inghiottisce per sempre, lasciandomi scomparire come un sogno nel momento del risveglio. Non so per quanto ancora dovrò correre. La neve mi entra nelle scarpe, il freddo nelle ossa. Ormai non vedo più la casa. Continuo ancora a marciare disperato, affondando i piedi nel manto di neve che prova a trattenermi. Sento le sue mani stringermi le caviglie. Patisco il peso di piombo della mia anima. Mi fermo. Il fiato esce bollente dalla bocca e dalle narici, come un soffio di fumo. Non so dove sono. Il sole sta calando. Provo a resistere al freddo, alla neve, alla foresta. Il tempo è calmo, quasi esitante. Non nevica più. Vedo solo mille luci in cielo. È notte. Sono accovacciato sotto i grandi rami di un abete. Almeno il suolo non è coperto di neve, ma il freddo penetra nel mio corpo. Provo a scaldarmi soffiando nelle mani chiuse a coppa. Tremo. Era un'antica leggenda che narrava l'origine della morte. La ricordo ora che la sento tanto vicina e inevitabile. Ora che lei è seduta qui, accanto a me, come una vecchia amica. Mi ha seguito da quando sono nato. Ormai sono passate ore. Gli occhi mi si chiudono. Il cielo mi tortura. Buio. Sento un rumore. Un fruscio che corre fra gli alberi. Si avvicina. Vedo un'ombra fra gli alberi. Due occhi luminosi.